quali sono i punti di interesse, di maggiore interesse per il comune di Buccino? Ah, il comune di Buccino ha puntato molto sull'archeologia, proprio in relazione ai ritrovamenti di quella che è l'antica Volcei, la città antica di Buccino e del territorio circostante. E tutte le azioni poste hanno fatto sì che oltre agli scavi si è arrivati a un'inaugurazione del parco archeologico urbano dell'antica Volcei del 2003, per poi arrivare nel 2009 all'inaugurazione del Museo Archeologico Nazionale appunto di Volcei. Un museo che accoglie su 1600 metri quadrati di esposizione reperti che vanno dal terzo millennio avanti Cristo fino al primo secolo dopo Cristo, per poi continuare nel parco archeologico dove anche lì abbiamo elementi che poi ritornano sia delle epoche che si sono viste nel museo che del periodo medievale. Noi siamo della Proloco di Buccino e facciamo sì di servire i turisti nell'accoglienza, di assisterli nella progettazione della loro visita a Buccino e nei dintorni, perché il nostro territorio, il Sele Tanagro, permette di avere più spunti per quanto riguarda il turismo. Appunto abbiamo dall'archeologia ai percorsi naturalistici, all'enogastronomia, alle terme oppure nella vicina Pertosa con le grotte di Pertosa. Una vastità di punti di interesse, quindi non solo enogastronomia e cultura come il Buccino, ma anche terme come la vicina Contursi, oppure anche mistero, perché io sono rimasto affascinato da una città come Romagnano al Monte, che è considerata un po' come la città fantasma dagli abitanti di Buccino, giusto? Sì, non solo dagli abitanti di Buccino, è uno dei paesi fantasma, abbandonato per via del sisma dell'80. Il sisma dell'80 è stata una forte frattura per il nostro territorio, però al di là di questo, al di là di tutto il disagio sociale che c'è stato, ha fatto sì, questo nel caso specifico di Buccino, di permetterci di arrivare a scoprire tutta l'intera città di Volcei. Infatti il parco archeologico è costituito da ipogei, sia a vista oppure letteralmente andando sotto il livello stradale, e integrati con le abitazioni odierne. Noi amiamo dire un caffè con l'archeologia, perché è un vivere quotidiano degli abitanti con quelli che sono i siti archeologici rinvenuti a Volcei. E invitiamo tutti a visitare questo sito, dove la stragrande maggioranza dei visitatori, come commento al fine della visita, è di meraviglia e soprattutto di non aspettarsi tutto questo in un paese piccolo come Buccino o l'antica Volcei.